Dio ti benedica per tutto il 2024. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici, ma soprattutto buon nuovo anno 2024. Un anno benedetto perché, come vedete, abbiamo già deciso di iniziarlo con Dio, con la sua parola, che accogliamo dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, dal versetto 16 al 21. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Amen. Vi leggo anche la prima lettura, molto bella, dal Libro dei Numeri, capitolo 6, dal 22 al 27. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti. Direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Amen». Cari amici, abbiamo queste due bellissime letture. Da un lato abbiamo il Vangelo secondo Luca, siamo sempre nel tempo di Natale, e vediamo che Maria, Giuseppe e il bambino si trovavano nella mangiatoia. Maria udiva le cose dette dai pastori, si rallegrava e al tempo stesso le custodiva. Il verbo custodire significa prendere qualcosa che si riceve e metterlo sotto copertura, mettere una protezione affinché possa rimanere nel tempo, inalterato. E medita tutte queste cose nel proprio cuore, Maria. Vedete che bell'esempio che abbiamo fin dal primo giorno di questo nuovo anno. In Maria troviamo colei, quella donna cristiana, che accoglie la parola di Dio, le promesse di Dio, le promesse dell'angelo, le conserva e custodisce nel proprio cuore e ci medita e ci riflette, le prega e le proclama nella sua vita. Maria ci sta insegnando come iniziare l'anno 2024, custodire la parola di Dio nel nostro cuore, custodire ciò che il Signore viene a dirci giorno dopo giorno, perché questo anno, vedrete, lo vivremo nell'abbondanza delle sue benedizioni. Ecco perché la liturgia sempre ci offre la benedizione sacerdotale di Aronne. E pensate, era ed è stata una bellissima benedizione con questa formula particolare affidata ai sacerdoti di Israele perché venga pronunciata davanti all'assemblea liturgica. E nel mondo semitico il vedere il volto di qualcuno significava vederne la persona, quindi avere un'esperienza non solo del volto, ma di tutta la persona. Aronne dice e benedice così gli israeliti: il Signore vi benedica, vi custodisca.
faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace. Che meraviglia! In questo anno nuovo, fratelli e sorelle, noi abbiamo la capacità e la possibilità, il kairos, l'opportunità, il momento propizio per sperimentare che Dio è con noi, che Dio si manifesterà a noi. Già oggi stesso, 1° gennaio, quando Dio vede un cuore aperto, un cuore che è disponibile, come Maria, a lasciarsi trasformare, a lasciarsi cambiare, a lasciarsi modellare, ecco che Dio entra con la sua luce, con la sua gioia, con la sua pace, perché ciò che è promesso è la pace. Amen. Che dire di questo nuovo anno? Cosa dire del 2024? Che ne sarà del 2024? Cosa dice l'oroscopo? L'avete già guardato? In questi giorni? Oggi? Domani? Io vi insegno oggi una cosa molto importante. L'oroscopo di Dio. Innanzitutto sapete che questa parola deriva dal greco orao e scopeo. Cioè guardare l'ora, quel periodo. L'ora di quando siamo nati, quindi in quale parte dell'anno siamo nati, e in base a quella data di nascita, in base agli astri, ad altri calcoli e formule, tu sai come sarà la tua vita, come andrà quella giornata, come andrà quell'anno. Ma vi rendete conto, fratelli e sorelle, che il giorno in cui tu sei nato è il giorno che Dio ha voluto che tu fossi, qui, sulla terra, sul mondo. Tu sei stato pensato da Dio, quindi da chi andare per scoprire come sarà il 2024 se non da colui che ti ha creato, da colui che ha un progetto meraviglioso per te. Il 2024 sarà benedetto per tutti coloro che sono aperti a Lui. Riprendo Giovanni 1 che abbiamo ascoltato in questi giorni. A tutti coloro che hanno accolto il Figlio di Dio, Gesù Cristo, come proprio Signore, ha dato il potere di diventare figli di Dio, di vivere questo nuovo anno da figli liberi, da figli che hanno la pace, la serenità. Ripeto, come ho già detto altre volte, che non è sinonimo di non avere problemi, non avere crisi, non avere malattie, non avere difficoltà economiche, difficoltà di relazione. Ma chi ha Dio e spera in Lui, trova la pace, trova la serenità anche in mezzo alla tempesta. La casa sulla roccia di cui parla Gesù è questo, fondare la vita, fondare il 2024 sulla parola di Dio. Arriverà la tempesta, l'uragano, tutto quello che potete pensare, ma la nostra casa non cadrà, perché noi sappiamo e già da oggi decidiamo di costruirla sulla roccia. Non cadrà mai, perché Dio è fedele alla sua parola e alla sua promessa. Ma la gente non conosce la parola di Dio o la legge e l'ascolta come il seme gettato sulla strada, sulle spine, sui rovi, che viene soffocato. Ma ha sempre più il desiderio di sottrarsi all'incertezza. Quindi le persone che non conoscono Dio e non hanno fatto esperienza di Lui vanno dagli oroscopi, dalle persone che le dicono cosa sarà di me, che ne sarà, che ne sarà. Dio ti dice, spera in me, ascolta la mia parola, come Maria, custodiscila nel tuo cuore, sarai benedetto. Tutti i giorni di questo anno avrai la forza dall'alto che è lo Spirito Santo. Però ti invito subito, oggi, apri le tue braccia come segno di accoglienza della benedizione che viene da Dio per te. E digli, oh Signore, mio Signore Gesù, voglio offrirti questo nuovo anno. Ti offro la mia vita, ti offro i miei cari, la mia famiglia, il mio lavoro, la mia salute, tutte le situazioni che mi sono portato dietro dal 2023, quelle più difficili, te le offro. E voglio sperare in te, affinché il tuo Spirito Santo mi faccia camminare alla tua presenza e sperare, credere che tu in questo anno
mi donerai una via di uscita e mi darai la tua pace. A te sia sempre, o Gesù, l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, che bello slogan di oggi che vi voglio donare. Dio ti benedica per tutto il 2024 e che questa possa essere quella benedizione che tu trasmetti ai tuoi amici, ai tuoi parenti, affinché loro sperimentino insieme a te che Dio è grande. E pensate che oggi noi, come Coinonia Giovanni Battista, celebriamo 45 anni di vita. Come forse già sapete, la nostra comunità è nata da padre Riccardo Argañaraz, sacerdote argentino che anni fa è venuto in Italia per studiare e per iniziare una carriera ecclesiastica a Roma, in Vaticano, ma poi a un certo punto Dio gli ha parlato nel suo cuore, dicendogli: vai al nord e fonda una comunità di preghiera, una comunità di vita, dove all'inizio sono arrivati fratelli e sorelle maschi e femmine che volevano seguirlo in questo progetto che ancora non era comprensibile. Sembrava che dovesse nascere un monastero, ma poi nel tempo molte persone salivano su questo monte, a Camparmò, in questa contrada di Valle del Pasubio, per incontrare non solo padre Riccardo, i fratelli e le sorelle, ma soprattutto il Signore Gesù, per essere toccati dalla sua parola e dall'evangelizzazione attraverso diversi incontri di preghiera. Negli anni ha compreso che il progetto era molto più grande di ciò che aveva nella sua testa e la Coinonia si è diffusa in tutto il mondo. Attualmente siamo in tutta Italia, in tutta Europa, in America, in Africa, in India, in diverse parti del mondo. I membri sono più di 10.000 e come consacrati, fratelli e sorelle, presenti anche sacerdoti, siamo più di 300. Quindi benediciamo il Signore, perché ben 45 anni fa, il 1 gennaio del 1979, a Loreto, nella Santa Casa, padre Riccardo, insieme ad alcuni fratelli, i primi, leggendo l'iscrizione Hic verbum caro factum est, qui il verbo si fece carne, ha sentito nel proprio cuore, da parte di Dio, oggi è il giorno in cui nasce la Coinonia Giovanni Battista. Infatti noi abbiamo anche a Recanati un'oasi, abbiamo a Roma un'oasi, abbiamo nel Veneto un'oasi, dove ci sono consacrati e tante tante famiglie. E siamo anche in tante altre parti d'Italia. Benediciamo il Signore per questo grande dono e io faccio gli auguri e le benedizioni a tutti coloro che ci seguono e sono della Coinonia Giovanni Battista. Quindi buon anno e tante benedizioni a tutti voi. E concludo con la benedizione di Aronne, affinché riceviamo da Dio questa grande forza e anche la speranza di fare una nuova esperienza di Lui. Vi benedica il Signore e vi custodisca. Il Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate.